Signora Presidente del Consiglio, le consiglierei prudenza proprio perché la maggioranza dei cittadini non vi ha dato il mandato di promuovere un ambizioso piano di restaurazione identitaria della nostra società. Lei ci ha rassicurato però sulla interruzione della gravidanza, non intende arretramenti di 44 anni peraltro. L'importante è dirlo alla neo ministra della famiglia, non ha speso una sola parola sulle misure che intende adottare per il caro bollette, non ci ha detto nulla dello scostamento di bilancio e prima o poi dovrete decidere, quando ce lo farà sapere. Ci ha restituito la rivendicata continuità con il governo Draghi. Lei sorride, sorrida, sorrida. Neoliberismo di ispirazione tecnocratica. Le consente, sì, di strizzare l'occhio alle istituzioni finanziarie, anche internazionali, e forse spiega l'opposizione morbida, mi consenta, a tratti compiacente con il governo uscente. Ma non è che alla fine l'agenda Draghi, presente Meloni, la vuole scrivere lei? In questo caso troverà appoggi anche da parte di alcuni banchi dell'opposizione, perché lei sa anche durante la campagna elettorale agenda e metodo Draghi è stato al centro anche dell'offerta politica dai banchi dell'opposizione. Ma questa impostazione a noi preoccupa molto, perché la conosciamo già. Nasconde un'idea del mondo in cui, al di là della vuota retorica, i mercati vengono prima dei diritti. E anche la scelta di affidare la guida del Ministero della Difesa a chi sino al giorno prima rappresentava gli interessi dell'industria e del settore conferma una sicura corsa al riarmo che lei sta facendo, perché non ne parla, in totale continuità con il governo uscente. La crisi in terra ucraina necessita di una strategia diversa da quelle pulsioni belliciste, da quelle infatuazioni interventiste che caratterizzano anche in particolare il suo partito politico. Pace. Le ricorda qualcosa? Diversamente, ha speso tante parole sul concetto di merito. Ci fa piacere. Anche noi apprezziamo questo concetto. Però il merito non può servire a banalizzare il ruolo della scuola. Noi non lasceremo che gli italiani siano presi in giro. La vostra concezione della meritocrazia finisce per premiare i soliti noti, a partire dalla classe politica. Sì, perché ben 11 membri di questo governo, a partire da lei, Presidente Meloni, hanno fatto parte pure dell'ultimo governo Berlusconi, 11 anni fa. Lei ha citato Papa Francesco. Ma non lo faccia in modo strumentale, sono parole sue. La povertà non è una colpa e, se lo segni, non è un demerito. In campagna elettorale avete dimostrato di essere forti con i deboli, vi siete precipitati in TV per denunciare il caso di qualche furbetto del reddito. Noi siamo i primi a denunciare le truffe, però perché non dite che quelle del reddito di cittadinanza non raggiungono l'1%. Perché non dite che il 90% delle truffe su 34 miliardi riguardano casi di corruzione, appalti, condotte illecite nella PA? Perché non vi indignate su questo? Un padre di famiglia merita di essere rappresentato come un tossicodipendente che, sono parole sue, vuole il metadone di Stato? Chi ottiene 500 euro di sostegno al mese merita di essere messo alla gogna da chi guadagna in quest'aula 500 euro al giorno? Lei non ha speso una parola per il precariato, siamo oltre 3 milioni. Noi siamo pronti a denunciare le vostre incongruenze, le vostre inadeguatezze. La nostra opposizione qui in Parlamento e anche nel Paese non raggiungerà mai, signora Presidente, qui la voglio rassicurare, i livelli di compostezza a cui lei ci ha abituato durante la pandemia. La nave Italia affrontava questa tempesta, incredibile tempesta, lei disseminava continui scogli per farci cadere in fallo. E poi lei, che tiene tanto alla sua coerenza, Presidente Meloni, non menta agli italiani. Dica la verità.
al Parlamento europeo voi non avete votato il Next Generation EU. Astenersi in Parlamento e qui significa non far passare Next Generation e PNRR. Se fosse stato per voi non l'avremmo avuto. Per i fatti della Sapienza, lo dico anche al neo ministro dell'Interno, poi si hanno fatti accertamenti, vedere manganelli, vedere cariche contro studenti che dalle immagini almeno appaiono indifesi, veramente mi preoccupa da cittadino, da membro di questo governo e, e anche da professore universitario. L'università è il luogo del confronto democratico. Per queste ragioni, a nome del Movimento 5 Stelle, anticipo il voto contrario alla fiducia al governo. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Prima di tutto...